Non importa avere tanti sogni, basta viverne uno. Di semplice nell'essere tifosi della Fortitudo cosa c'è? Niente. Allora è ovvio che noi abbiamo scelto la strada più difficile. Però è stata la strada che ci ha riportato qua. Fare parte di Fosse dei Leoni è vivere un sentimento, avere i brividi ogni volta che si entra in curva. Per gli amici che vorrebbero cambiarci a Roma o qui in questura, e noi non gliela diamo su. Noi siamo perennemente in battaglia, ci arroghiamo il diritto che quando vediamo una cosa che a noi non sembra giusta, di dire la nostra. Sfida tutto, anche i nemici più grandi. Se perde, perde sempre a testa alta. Sempre. Io in Fosse ho trovato una seconda famiglia. Se arrivano davanti sento canturini, io vado avanti verso di loro e mi giro e sono da solo, è un problema. Se invece io so di avere 100 persone di fianco, vado avanti spavaldo, sereno e ce la giochiamo. Tutto il lavoro che abbiamo fatto, abbiamo pestato i piedi a tante persone, cioè abbiamo invaso tanti territori che non erano i nostri, quindi di nemici se ne sono fatti parecchi. Il nostro obiettivo era ed è far avvicinare più persone, più ragazzi, più giovani all'idea Fortitudo, all'idea Fosse dei Leoni. Io sono orgogliosa di essere una fossaiola.